Sono voluti 2 milioni e 200 mila quintali di cemento per costruire la diga, due volte il peso del Duomo di Milano. La diga della Val di Lei ha creato un lago artificiale che si inserisce in un gigantesco complesso di impianti idroelettrici. Questa è la Valle del Reno di Lei. Fa parte del territorio italiano, ma si trova al di là dello spartiacque e alimenta il sistema idrografico svizzero. Molti secoli fa, un grande proprietario terriero ne fece dono alla moglie. Così, quando qualcuno chiedeva di chi fosse la valle, gli abitanti rispondevano, è di lei. Lo sviluppo dell'arco sul coronamento della diga è di 690 metri. L'altezza massima sul punto più basso delle fondazioni è di 143 metri. La corda del coronamento, 538 metri. La freccia dell'arco, 178 metri. Lo spessore alla base è di 28 metri. Alla sommità, 16,50. Tra le dighe del tipo a volta a doppia curvatura, questa del Reno di Lei presenta lo sviluppo di coronamento più ampio del mondo. Il lavoro per la realizzazione di un'opera come questa comincia sui tavoli dei progettisti e dei disegnatori. Per la diga del Reno di Lei sono stati eseguiti nei reparti della Direzione Costruzione Impianti Idroelettrici i disegni e i calcoli necessari. Ma prima che entri in scena il cemento, protagonista assoluto, ci sono ancora le diverse prove di laboratorio da eseguire alla ISMES di Bergamo, dove vengono riprodotte le sollecitazioni che agiranno sulla diga. Un modellino in legno, scala 1 a 66, gesso, nelle quali avviene una gettata di calcestruzzo di pollice. Poi le prove. La prova di peso proprio. La prova di spinta idrostatica. In tal modo vengono ricavate le linee che rappresentano lo stato di massima sollecitazione. Per il Reno di Lei, il grado di sicurezza è stato stabilito aumentando di ben 5 volte il carico normale. Un cementificio ha dovuto costruire un nuovo reparto per soddisfare l'eccezionale fabbisogno per la diga. Dalla fabbrica il cemento arriva in ferrovia fino al piazzale di smistamento di Chiavenna. Da qui proseguirà il suo viaggio in autocarro fino alla stazione delle teleferiche. Tutto ebbe inizio nel 1957, quando fu costruita una strada, buona solo per le jeep. Nel 1958 fu completata una galleria di accesso dal territorio svizzero fino al cantiere. Infatti, la località dove la diga stava per nascere si poteva raggiungere dall'Italia soltanto d'estate e a piedi, scavalcando il passo di Angeloga. Sorsero le baracche, gli uffici, le mense, una piccola città. Si impiantò la teleferica, si piazzarono i Blondin e i Derricks. Nacque l'impianto di betonaggio. Così appariva la Valle di Lei agli occhi dei primi operai giunti quassù. E in questa vallata le acque del lago copriranno tutto per una lunghezza di 8 chilometri. Le arterie della diga sono i due ponti aerei rappresentati dalle teleferiche, una per i materiali e l'altra per gli uomini. La teleferica passeggeri, che corre quasi sempre parallela all'altra, copre in due soli tratti una distanza di 14 chilometri, un primato di lunghezza.
Quassù, tutto assume dimensioni gigantesche. Un metro è lungo 5, dicono i costruttori della diga. Campo Dolcino, nella Valle del Liro, è il campo base di quest'impresa. Tutto ciò che è destinato al cantiere viene concentrato qui e da qui prosegue sul filo doppio della teleferica. I cavi raggiungono a volte uno spessore di 8 centimetri e pesano 30 kg al metro. La teleferica materiali può trasportare 50 tonnellate all'ora. Sistemate le teleferiche, arrivò il grosso degli operai, circa 1500. Bergamaschi, bresciani, calabresi e valtellinesi. Il capo alloggi del cantiere ha un debole per i discorsi. Gli uomini, anche quando non lo capiscono, lo lasciano dire. A tavola si mangiava, che mica tanto aveva di mangiare. Ma guarda, che vedi lì, va tanta gente. E che tu tra me dici che è l'inaugurazione della diga. Ma io sono un po' vecchio. E allora, cosa faccio? Mi alzo, si organizza, io do degli ordini, vedo signori, signorine vestiti, puoi immaginarsi. Comunque, ci mettiamo all'opera e lì vanno al pranzo. Io ho avuto l'ordine di non parlare, di non fare discorsi. Per favore, l'ufficio del ciapallone. Va. Hanno fatto dire loro, illustrare la diga com'era. Noi, ingegnere e il DIS. Su. Io, spinto un tale registratore, mi alzo in piedi e puoi immaginare col combino. Signore e amici, ci siamo riuniti qui per solennizzare la grande opera. Questa grande opera, questa grande diga colossale, una delle migliori dighe che vanta l'Europa, così soprannominata e chiamata per la sua struttura diga ciclopica. Avanti, avanti. Dunque, ti chiami? Nello Rosso Luigi. Di dove sei? Di Caglianissi, provincia di Benevento. Ah, Benevento. Ero fuori militare io là. Gran bella città, eh. La diga si appoggia ai fianchi della montagna. Per questo è necessario scavare fino a trovare lo strato di roccia adatto a saldarsi con il cemento. Volume degli scavi in roccia per le fondazioni, più di 180.000 metri cubi. Superficie di roccia ripulita in preparazione del getto, circa 15.000 metri quadrati. I bidoni di cemento vanno a coppie e ogni coppia ne porta 8 quintali. Ogni giorno 12.000 quintali di cemento salgono da fondovalle sino all'impianto di betonaggio. Blondin era il cognome di una coppia d'acrobati sul filo. Il nome è ora passato a indicare questi enormi carrelli che si muovono lungo i cavi tesi da una montagna all'altra sopra la diga. Tutti i movimenti sono orchestrati secondo un ritmo preciso. Dall'impianto di betonaggio, 6 benne da 3 metri cubi e una da 6 metri cubi trasportano il calcestruzzo sui conci della diga. Si chiamano conci queste grandi fette verticali della diga in costruzione. Ce ne sono 55. A chi la guarda superficialmente, la diga appare come un muro compatto. Invece è un muro di blocchi messi l'uno accanto all'altro. Una costruzione articolata entro cui corrono lunghi cunicoli orizzontali collegati con altissimi pozzi verticali. L'estate finisce di colpo la mattina che si trova il cantiere coperto da mezzo metro di neve. È il momento di mettere via tutto.
di sistemare le macchine e di prepararsi a partire. Solo nell'andar via ci si accorge che la diga è cresciuta. Fra poco quassù la temperatura scenderà fino a 20 gradi sotto zero. La teleferica riporta a valle gli uomini che tornano a casa. L'unico che va in su è il guardiano. Durante l'inverno non si lavora all'aperto, ma l'opera continua nelle viscere della diga. E anche nei laboratori continuano le esperienze. Le prove elettroniche, per determinare le caratteristiche del calcestruzzo senza applicare alcuna sollecitazione al materiale. La prova di gelidità, per vedere quali lesioni può provocare il gelo sul calcestruzzo. La prova di permeabilità. I campioni sono posti in campane, nelle quali entra acqua spinta con 20 atmosfere di pressione. L'infiltrazione viene misurata. La prova di rottura. Un campione di calcestruzzo viene messo sotto una pressa da 500 tonnellate. Per la diga del Reno di Lei sono stati effettuati 617 prelevamenti e quasi 10.000 prodotti. La giostra delle benne e del cemento riprese a primavera. Era il secondo anno di lavoro per la costruzione della diga. I panettieri tornarono a sfornare 8 quintali di pane al giorno. Il capo alloggi ricominciò i suoi discorsi, come se non avesse mai smesso. Avete avuto la grande fortuna di fare il militare in quelle terre, dove quelle terre vi hanno dato la soddisfazione di essere osservati nelle vostre camere, nelle vostre stanze, e perciò ho detto quella parola che tutto il mondo deve sapere. Agricoltori! Per raffreddare il cemento, che nel fare presa sviluppa calore ostacolando la saldatura tra i vari conci, si immette una circolazione di acqua fredda in una rete di tubazioni estesa per circa 200 km. Il calcestruzzo si sistema entro grandi pannelli d'acciaio, le casseforme, che vengono poi sollevate con i mezzi più moderni. Queste casseforme sono alte più di 2 metri e sono sostenute da tralicci d'acciaio ancorati nei getti sottostanti già induriti. Spesso, tuttavia, l'ultima parola resta al coraggio degli uomini che lavorano sospesi a 140 metri d'altezza. Thank you.
Mentre il lavoro prosegue, la diga è continuamente controllata. Alla fine dell'opera i tecnici stabiliranno di quanto il suo peso e quello dell'acqua del lago avranno compresso la roccia e fatto ruotare le imposte della diga. Nei meandri dei suoi cunicoli e dei suoi pozzi, la diga è viva. Un pendolo controlla gli spostamenti del punto d'attacco superiore rispetto al punto di misura interno. Ogni misura viene direttamente fotografata. Uno strumento, detto dilatometro, misura i movimenti di apertura e di chiusura dei giunti. Vengono eseguite anche misure della temperatura nell'interno del calcestruzzo. Ogni strumento trasmette la sua indicazione a una centrale di misura. Ora che è vicina al compimento, la diga assomiglia a una vela tesa da un vento che soffia da valle. Amici, compagni di lavoro, lavorate tranquilli che oramai ce l'abbiamo fatta. La diga ormai è ultimata. Anche questa volta abbiamo l'orgoglio e l'entusiasmo della nostra grande impresa. Anche voi avete saputo dare tutto quello che è necessario per il miglioramento ed il progresso di questa grande opera che vale ed è valutata a miliardi e miliardi. E questo vuol dire che quel milione di metri cubi di calcestruzzo che abbiamo non soltanto versato, impastato e messo a posto. Perciò, o compagni, non piangete, che questa è l'ora vostra, è l'ora del riscatto. Siamo perfettamente cosci e convinti che il nostro dovere l'abbiamo fatto. Facciamo un evviva, un complimento a tutti i lavoratori, a tutti i vostri compagni. Evviva l'impresa, evviva il Girovan. Ehi, Galantomo, guarda che non porto mica quelli piatti mia. Hanno di modo quest'anno, non lo vediamo. This includes assisting them in developing a better agriculture. Gli operai sono abituati alle esplosioni che provengono dalle due cave, una in territorio italiano e l'altra in territorio svizzero. È da qui che si ricavano i sassi, la ghiaia e la sabbia per il calcestruzzo. La roccia calcarea strappata alle viscere della montagna viene incanalata alla centrale di betonaggio, dove precipita nei frantoi a mascella. La produzione e la distribuzione del calcestruzzo sono completamente automatiche. In un mese sono stati prodotti oltre 100.000 metri cubi di cemento, un'altra cifra record. Thank you.
È l'ultima benna di calcestruzzo. Dopo 3 anni di lavoro, la diga è compiuta, con 1 anno di anticipo sul previsto. L'onorevole Valsecchi, che rappresenta il governo, sottolinea l'importanza dell'opera nell'economia nazionale. L'ingegner Claudio Marcello, progettista della diga della Val di Lei, ne illustra le caratteristiche. Il suo è anche un cordiale discorso di saluto ai tecnici e agli operai. Questa sera si chiude il cantiere e questa è l'ultima volta che mangiamo insieme. Avrei voluto fare il discorsetto, ma oramai sono andati via tutti. Adesso ero un po' indebole per fare discorsi. Questa volta ne avevo preparato uno che avrebbe commosso tutti, compresi i terroni che non capiscono il mio dialetto, ma non è più il caso. Domani mattina ci saluteremo tutti, anzi, forse non ci saluteremo nemmeno, perché non avremo niente da dirci. E la diga, che è un po' di tutti noi, resterà qui. E chi la verrà a visitare non penserà nemmeno a tutto quello che abbiamo fatto, ai sacrifici, a tutto. Ma non importa. Lo sappiamo noi e basta.